hanno incontrato il procuratore capo Lucia Lotti, che tra qualche giorno si insederà a Roma, e hanno posto alcune domande, e ad ogni domanda hanno avuto le risposte, e rivolgendosi a loro il magistrato li ha invitati a credere in quello che fanno e di amare ancora di più la propria città. Loro sono gli studenti del liceo classico Eschilo e delle scienze umane. In questi anni sono state tante le occasioni di incontro e ho avuto veramente modo di apprezzare la vivacità, l'interesse, la curiosità dei ragazzi di Gela. È una risorsa straordinaria di questa città e penso che vada veramente coltivato, d'altronde il futuro. Qualche anno addietro lei dichiarò che Gela aveva le ali tarpate, a distanza di anni è ancora così? Ma le ali tarpate, purtroppo i problemi sono tanti e spesso di fronte a situazioni molto complesse, molto difficili da affrontare, come anche quella che come anche la situazione che sta vivendo Gela, possono inevitabilmente comportare un senso di disagio, quasi di rassegnazione, no? E quindi di difficoltà a pensare di poter spiccare il volo, comunque insomma trovare delle soluzioni adeguate per costruire il futuro, ma io penso che Gela abbia tutte le risorse per poterlo fare. Occorre molta determinazione, ma qui come altrove. Soddisfatto dell'iniziativa il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri. L'incontro di oggi rappresenta certamente un commiato, però è un momento di riflessione sulla giustizia e sul difficile ruolo che la dottoressa Lotti ha svolto in questo territorio molto travagliato. Cosa le dicono gli studenti, cosa le hanno detto gli alunni che frequentano il suo istituto proprio in merito alla presenza del procuratore a Gela da 8 anni a questa parte? Beh, sono stati sempre contenti perché la dottoressa Lotti ha manifestato assoluta competenza e soprattutto questa empatia con i ragazzi. Tutte le volte che l'abbiamo avvicinata per venire a tenere un incontro, essere presente a scuola, la dottoressa Lotti è stata molto sollecita e i ragazzi questo lo avvertono. I ragazzi hanno un grande senso della giustizia, sono nella fase in cui esplorano il mondo che ancora non conoscono e quindi quando vedono che delle autorità apparentemente non avvicinabili, apparentemente lontane, sono così disponibili, credono di più ancora alla giustizia.